Ciao a tutti, io sono K e vi do il benvenuto nel canale YoK Show. Nel precedente video della nostra ormai analisi di rito dell'ottavo episodio della prima stagione di Eluva Boss, abbiamo sviscerato tutte le dinamiche di questa puntata e i personaggi nuovi che ci sono stati presentati. Inoltre abbiamo svelato anche il mistero del perché tale episodio è stato rimandato per tanto tempo. Link qua e in descrizione se volete recuperarvelo. Oggi però riprendiamo in mano la lente d'ingrandimento, perché scoveremo insieme a voi anche il più piccolo easter egg o citazione pop nascosto nel finale della prima stagione di Eluva Boss. Ma prima di iniziare, come sempre, se è la prima volta che capitate in un nostro video, vi chiediamo di iscrivervi al canale per supportare il nostro progetto e la nostra stupenda community. La prima cosa che notiamo è che questo è il primo episodio che non presenta una sinossi nella descrizione del video su YouTube, ma al suo posto troviamo un messaggio dell'autrice Vivienne Medrano. Oltre ciò, il famoso ottavo episodio è il primo e unico a non presentare il solito disclaimer ad inizio video. Belzebù, come detto la scorsa volta, è doppiata da ben due persone, nei dialoghi dalla famosa pop star Kesha Sebert, mentre la performance musicale è ad opera della cantante Rochelle Diamante. Kesha è anche co-scrittrice della canzone Cotton Candy, insieme a Drew Pearson come accreditato negli end credits. Il design di Belzebù potrebbe essere ispirato al personaggio di Zoofobia JJ, noto per essere apparso nel video musicale animato di Vipsy Pop della canzone di Kesha, Die Young. Anche la breve inquadratura luminosa in cui la pelliccia di Bee diventa temporaneamente blu indica l'omaggio. Prima di questo episodio, Vipsy Pop aveva dichiarato più volte che desiderava che Kesha, la sua cantante preferita, recitasse un giorno in un episodio o in un qualsiasi show da lei creato. Questi due segugi infernali femmina che l'una incontra alla festa hanno una sorprendente somiglianza con Baggy e Velvet di Hazbin Hotel. Notare in particolare la prima che ha anche la stessa identica pettinatura. Secondo Vipsy Pop, Queen Bee è stato l'episodio più impegnativo o comunque il più lungo da realizzare. In un tweet di aggiornamento sulla serie è stato affermato che il settimo episodio è stato il vero finale canonico della trama della prima stagione e ha spiegato ulteriormente che l'episodio 8 è stato comunque creato come episodio bonus. Questo è il primo episodio in cui Luna chiama Blitz papà più volte senza esitazione. A differenza del Belphegor presente nella letteratura e nella demonologia reale, il corrispettivo dell'universo di Vipsy Pop è rappresentato al femminile, come la stessa Belzebù. Le segugie infernali molto spocchiose usano l'espressione "This is not fetch", in italiano "questo non è sghicio", che è una citazione sia al film Mean Girls sia al relativo musical. Un'interessante coincidenza, sempre riguardante questo film, è che Barrett Wilbur Weed, che è la doppiatrice di Octavia, ha interpretato Janice Ian nel musical di Broadway, mentre Erika Henningsen, che interpreta nel musical Caddy Heron, è tra i doppiatori della nuova serie di Hazbin Hotel. La scena in cui Bee materializza un mini arcobaleno potrebbe essere un riferimento al famoso meme Imagination di SpongeBob, che da noi in Italia è spesso accompagnato dalla scritta "non ce ne frega un cazzo". Il titolo dell'episodio condivide lo stesso nome di uno dei video musicali di Rochelle Diamante, del 2012. Uno dei diavoletti partecipanti alla festa è l'impsona di un membro dello staff, ovvero Cecilia Gonclaves, che Stryker aveva preso a calci in faccia nell'episodio The Harvest Moon Festival. Come elemento di continuità la vediamo avere un braccio fasciato a causa dell'infortunio. Esattamente come vedemmo nella copertina dell'episodio Ozis, quella di questo episodio non presenta alcun personaggio, in quanto mostra semplicemente il sigillo demoniaco di Belzebù. L'Hellhound che passa davanti a Luna e Vortex ha una maglia con su scritto Bad Dog, mentre la segugia che passa di fianco a Bee quando ha finito di parlare con Luna ha un look che è molto simile a quello di Akali nel video Pop Stars delle KDA della Riot. Come dicemmo nell'analisi, dove abbiamo parlato del suo aspetto relativi poteri, la silhouette di Belzebù ricorda effettivamente quella di un'ape, anche se una volta illuminata scopriamo trattarsi di un miscuglio tra un furry, in particolare una volpe, e un insetto. Durante la festa si può sentire la canzone "The World is Burning Down Around Me", che è la stessa che ascolta Octavia in Lululand. Blitz a quanto pare ha più suonerie personalizzate per ogni persona a lui cara, infatti notiamo che quando Luna lo chiama ha il suono di cagnolini che abbaiano, invece quando lo chiama Stolas in Western Energy sentiamo il suono di cinguettii di uccelli. L'imp che riconosce Blitz indossa la maglietta con la scritta "Vox Flix and Chill", un riferimento a Netflix and Chill, così come al personaggio di Vox stesso.
Sempre lui, come per Sally May, possiamo dedurre che sia transessuale da femmina maschio. Osserviamo la tipologia delle sue corna, che tipicamente si usano per l'imp femmine. I fusti di Beetlejuice che Blitz e Bee utilizzano per la sfida, oltre ad avere la forma di alveari, quando vengono avvolti dal potere della peregina, l'energia che li circonda assume curiosamente la forma di quelli che sembrano lupi. Questa antica e segreta magia furry. Quando Luna ride con gli altri Hellhound, possiamo sentire chiaramente che le loro risate sono letteralmente dei cani che abbaiano. Da un tweet di Sam Miller scopriamo che Bombproof, il cavallo di Striker, è stato un esperimento per poter realizzare il design e l'animazione di Belzebub, visto che entrambi hanno parti infuocate in continuo movimento e al loro interno un nucleo di fiamme. Uno dei segugi infernali che vediamo nella folla mentre Bee parla ha la maglia con la faccia di Mammon. Il foro a cuore che Bee ha nel suo top ha quattro segni sotto di esso. Questo ci ricorda il logo dell'app di Belzebù, Beats, che vedemmo in passato nello smartphone di Blitz. Come in tanti altri episodi, troviamo nuovamente l'immancabile cavallino nel furgone della IMP. Nella casa di Blitz notiamo quanto amore abbia per i cavalli. Il cartello con scritto Home, in cui la O diventa un cavallo, la statua e la base della lampada di forma equina, gli svariati disegni appesi alle pareti, la coperta sul divano con i suoi amati destrieri e quella che Luna gli mette addosso con i ferri di cavallo. In tutte le foto in cui Blitz è raffigurato, la sua faccia è cancellata con un pennarello nero, come avevamo notato anche nell'episodio 7. Una foto con sua sorella Barbie Wire. Nella porta della camera di Luna possiamo notare quattro cartelli. Camera di Luna, decorata con ossa e triangoli di avvertimento. Deve rimanere chiusa tutto il tempo. Alla larga, la cui grafica ricorda il logo di Eluva Boss. E l'esilarante avviso attenti al cane poco più in basso. Quando Luna sta riempiendo un bicchiere d'acqua, sul frigorifero si può vedere una calamita di Lululand e quella del logo della IMP. Quando Blitz dice che Fitz aveva ragione, probabilmente si riferisce a quando c'è stata la visione con i Dorks, in cui la sua allucinazione di Fizzarolli gli dice che morirà da solo, oppure a ciò che gli viene detto dal pagliaccio nel precedente episodio nel locale di Ozzy. La canzone Monster Ball è stata scritta da Silva Hound, la creatrice di Addict, e vediamo che alcune voci aggiunte sono di Cici, la voce di Cherry Bomb nella canzone sopracitata. Parlando di alcuni piccoli errori presenti nell'episodio, abbiamo notato proprio due cosucce. Nell'analisi dicevamo che questo episodio e quello precedente sono ambientati nella prima parte in contemporanea e poi nell'episodio 8 si va avanti con la trama, giusto? Beh, nel finale del 7, quando Blitz si addormenta piangendo sul divano, ha una maglietta rossa sotto la giacca. Qualche ora dopo, svegliandosi, indossa una maglietta bianca con la scritta Wild Horse. Inoltre, piccola cosa da pignoli, si sveglia da seduto, mentre si era addormentato steso. Quando Belzebub commenta che Luna è esilarante, la pelliccia grigia di Vortex è colorata erroneamente di nero. Lascio a voi ora la parola, demonietti. Scriveteci qui sotto magari altre cose che secondo voi ci sono sfuggite. Rendiamo come sempre questi video i più completi sull'argomento. E passiamo ora a ringraziare i sostenitori di questa stupenda community che rendono possibile il canale grazie al loro immenso contributo. Vi abbracciamo fortissimo, demonietti. Noi vi invitiamo a iscrivervi al canale, che è cosa buona e giusta, e condividere il video con i vostri amici appassionati come noi. Se questo contenuto vi è piaciuto, potreste dare un'occhiata alla nostra vera e propria analisi di questo episodio e al nostro mare di contenuti su Hazbin Hotel e Eluva Boss. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.